Salve a tutti, ben ritrovati al momento politico di Chiasso TV. Oggi siamo in compagnia di Natascia Caccia, nata a Locarno, e Patrizia di Cadenazzo. Nel 1996 si diploma alla scuola cantonale di amministrazione a Bellinzona. Nel 2016 viene eletta municipale di Cadenazzo per la Lega dei Ticinesi. Da allora è capo di Castero Sanità e Socialità, Cultura e Tempo Libero, azienda comunale acqua potabile. La maggior parte del suo tempo libero lo dedica a diverse attività di volontariato. Insieme alla sua amica Marina ha fondato il negozio solidale L'Isola dei Bimbi. Buongiorno Caccia, buongiorno. Buongiorno. Allora, avrei voluto citare più notizie nel suo curriculum, ma preferirei utilizzare il poco tempo che abbiamo a disposizione per le domande. D'accordo? Certo, con molto piacere. Allora, colpisce molto in maniera positiva una frase sul suo sito web. Grazie ai miei colleghi di municipio e ai funzionari del comune, nonché agli enti coinvolti e seguenti progetti hanno visto la luce e altri sono in fase di discussione o realizzazione. Questo conferma appieno il suo credere nelle sinergie che oggi ha portato a dei risultati notevoli, come per esempio il rebus sportello itinerante finanziario, che in tempi come questi non è cosa di poco conto e potrebbe essere ad esempio, secondo me, ad altri comuni. Può a favore spiegare ai nostri spettatori di cosa si tratta? Sì, è uno sportello itinerante finanziario denominato rebus. Ci è stato proposto e sovvenzionato anche dallo Stato, perché c'è il franco in tasca di mezzo. Praticamente ci sono operatori di Caritas e di SOS Debiti che vengono in comune, nella fattispecie a Cadenazzo sono quelli di Caritas. Assieme all'assistente sociale si ricevono le persone che gratuitamente ricevono una consulenza. Ecco, un'altra idea che dovrebbe essere esportata in altre realtà è quella dei cittadini risorsa. Vorrei che ci parlasse anche di questo. Sì, si tratta di un'iniziativa molto lodevole, perché praticamente sono i nostri cittadini che si mettono a disposizione per altri cittadini bisognosi e il tutto viene coordinato da ABAD, l'associazione appunto del Bellinzonese Aiuto Domiciliare, con la quale già collaboriamo per la questione della figura notevole e molto importante della custode sociale di paese, che è un altro progetto che è stata una prima cantonale, una prima svizzera ed è stato anche inserito in una brochure a livello federale dall'ufficio federale appunto della sanità pubblica. Ecco, sarebbero da citare un po' tutte, quindi tra le molte iniziative alle quali avete dato vita ci sono anche quelle da completare o quelle nuove che vorrebbe realizzare nel caso venisse rieletta in municipio. Quali sono? Allora, parto dal presupposto che tutti i progetti avviati nel corso di questa legislatura desidererei comunque consolidarli e riportarli a medio-breve termine. Ma ce ne sono sicuramente altri che in base alle esigenze del momento, che è molto particolare, dovranno essere attuate, che però non posso delucidare qui perché sarebbe troppo prematuro. Quindi tra le mille idee che con i suoi colleghi di municipio ha portato a termine, ce l'ha lei un sogno che vorrebbe realizzare per la sua Cadenazzo? Ma un sogno che vorrei realizzare è già in parte realizzato, che è poi quello della figura custode sociale di paese, perché trovo che è diventata veramente un punto di riferimento non solo per gli anziani, ma anche per le altre fasce d'età, voglio dire, perché ha aiutato comunque anche giovani mamme che magari si sono ritrovate in difficoltà, magari dopo postparto o altre situazioni di disagio che si sono presentate. Ecco, quello che noi desideriamo, assieme appunto, ringrazio qui il direttore, il signor Roberto Mora, e chiaramente la nostra custode sociale Marta Marchese, perché è veramente una preziosa persona di riferimento, professionale, è molto dedita alle cause. E devo dire che il sogno è di far diventare questa figura riconosciuta a livello cantonale, che sia anche esportata in altri comuni e non solo, perché attualmente è una figura innovativa e stiamo appunto avviando un processo a livello cantonale per far sì che venga riconosciuta. Allora noi ringraziamo Natascia Caccia per essere stata con noi. Se non ha qualcos'altro da dirci, perché veramente siete delle fucine di idee in merito
al solidale e comunque alla vicinanza alla popolazione. Ha ancora qualcosa da aggiungere? Sì, io vorrei semplicemente ringraziare tutti coloro che in questi anni mi sono stata vicino, hanno creduto in me, nelle mie idee, chiaramente i colleghi di municipio, i consiglieri comunali, la squadra che ho in municipio, dei funzionari, perché sono una seconda famiglia per me. E io credo fortemente nelle sinergie e soprattutto in un esecutivo bisogna lavorare collegialmente in favore unicamente della comunità, senza altri interessi. Quindi grazie a Natascia Caccia per essere stata con noi e noi speriamo di averla ospite anche in futuro, magari spesso, perché le bellissime iniziative, come per esempio, gliel'avevo anche scritto, quella dell'Isola dei Bimbi è una cosa stupenda. Anzi, per favore, una piccola pillola per i nostri spettatori. Certo, con piacere. L'Isola dei Bimbi è nata perché avevo comunque già visto un reportage sull'ospedale del giocattolo che esiste da tantissimi anni ed era stato creato da una persona disoccupata. Lì hanno appunto sempre questa questione dei giocattoli riutilizzati che si possono rivendere tutto quanto e loro hanno un programma occupazionale. Io invece su Cadenazzo ho voluto fare qualcosa di più piccolo perché comunque mi sono detta perché buttare via i giocattoli? No, si possono riutilizzare, noi li rimettiamo in vendita da un franco fino a 10 franchi e poi faccio i laboratori con i bambini. Quindi tutte le fasce d'età possono venire, possono comprare, possono avere giochi nuovi perché sono tutti perfettamente riutilizzabili. Grazie mille. E grazie mille a lei e ai suoi telespettatori. Buona Pasqua a tutti, a presto. Auguri. Grazie, buongiorno. E noi carissimi spettatori vi aspettiamo al prossimo politico.